Senatrice. Abbiamo adesso l'intervento del senatore Candiani che si sta preparando. Prego, senatore. La ringrazio, Presidente. In effetti la circostanza è abbastanza importante, ma c'è anche questo paradosso di trovarci poi a discuterne in un'aula che è sostanzialmente quella del fine seduta, quella vuota. Mentre ci sono le piazze piene, come abbiamo potuto vedere nella manifestazione del fine settimana, il dibattito in aula avviene con i banchi della maggioranza vuoti. Questo è un peccato, perché dà un po' l'idea proprio della superficialità, ma soprattutto del non mi interessano gli argomenti che vengono portati da chi non è d'accordo su questo provvedimento di legge. E questo ci delude molto, perché il provvedimento di legge è molto importante invece, sia per il fatto che interseca in maniera molto forte sulla vita dei cittadini, sia per il fatto che il governo ha deciso di provvedere con un decreto legge, quindi con una modalità che consente al governo di entrare a gamba tesa nella scelta, dando dei limiti molto stretti al Parlamento per poter agire, e in questo senso dei limiti anche ai cittadini per poter agire tramite i parlamentari nel presentare delle modifiche. Bene, Presidente, nei giorni scorsi non credo di essere stato l'unico a raccogliere decine e decine di sollecitazioni attraverso mail, telefonate, modalità anche dirette dei cittadini che ho incontrato per strada, che mi hanno sollecitato a una riflessione in merito a questo decreto. Ho avuto l'opportunità di andare in commissione e poterne seguire l'evoluzione e anche in quella circostanza purtroppo devo dire che l'amarezza e la delusione è stata molto forte. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un provvedimento di legge che viene sviluppato utilizzando, chiamiamola pure una scusa, quella dell'emotività. E non è casuale che gli organi di stampa abbiano enfatizzato nei giorni scorsi alcuni casi drammatici di morbillo piuttosto che di ragazzi non vaccinati che si trovavano nella difficoltà della peggiore condizione di salute, per creare le condizioni ideali, enfatizzando la questione, per portare la nostra cittadinanza ad avere, come dire, una richiesta verso il legislatore di provvedere subito con un decreto che normasse la questione vaccini. A me non piacciono queste cose, non sono certamente una persona che è incline a credere a letture, chiamiamole pure organizzate, complottistiche, situazioni simili, ma certamente la coincidenza, la concomitanza di una opinione pubblica che per la parte ovviamente che interessa è stata orientata con degli casi abbastanza scioccanti, come dicevo prima, a guardare a questo provvedimento con attenzione, non corrisponde alla realtà, perché abbiamo visto poi anche una piazza che si è riempita nei giorni scorsi. E che cosa chiedeva quella gente che andava in piazza? Di poter essere libera nella scelta. La scelta di libertà che si applica in altri campi non può essere meno importante, anzi deve esserlo ancora di più se si tratta di salute. Noi abbiamo articoli della Costituzione, l'articolo 32, che indirizza specificatamente il legislatore in merito a come ci si deve limitare nelle disposizioni di legge che vincolano ai trattamenti sanitari. E questo provvedimento, nonostante prima le pregiudiziali siano state bocciate, è oggettivamente incostituzionale. Dispiace molto avere visto anche alcune acrobazie da parte di qualche gruppo o comunque che tale si definisce di opposizione. Penso a Forza Italia che dichiara di voler andare a valutare il complesso degli emendamenti votando contro però alle pregiudiziali, che ricordiamolo ai nostri concittadini, le pregiudiziali se fossero state approvate, meglio, se le questioni pregiudiziali presentate in aula da noi e dalle altre opposizioni fossero state approvate, questo provvedimento non avrebbe più avuto luogo, si sarebbe fermato. Dichiarare invece, come abbiamo sentito prima, che il voto sarebbe stato contrario alle pregiudiziali, quindi favorevole al governo, sostenendo l'iter di questo provvedimento di legge,
è un machiavellismo, è anche una forma di falsa opposizione che non comprendiamo proprio perché in questo caso si sta parlando della salute dei cittadini. Vedi Presidente, le tante mail che sono arrivate sono dal drammatico fino ad arrivare anche all'importante dal punto di vista politico. C'è chi scrive come madre, sono una madre preoccupata, che dice mio figlio, che futuro avrà mio figlio? Quale percorso seguirà? Valutare il mio caso, valutare le circostanze, valutare le questioni che riguardano la salute. Ecco, questi aspetti di libertà non abbiamo visto considerati nei lavori di commissione. Queste sono mail indirizzate a tutti i senatori, non solamente al sottoscritto. Ce ne sono decine e decine. Richieste per votare no, voglia dire no a questo decreto legge, al di là degli schieramenti politici, che qui sono fuori luogo, qui è in gioco il futuro. Lo faccia almeno per i suoi figli e per i figli dei suoi figli. Che futuro avranno? Michele Bovo e famiglia, Eleonora Pagliotto, tantissima gente, tantissimi, li abbiamo ricevuti tutti. A fronte di questo ci sarebbe da chiedersi perché il governo ha deciso ancora una volta di chiudere il provvedimento con una seduta notturna di commissione. L'esperienza delle sedute notturne di commissione non depone a favore della bontà del provvedimento. Ricordo ancora in maniera molto viva l'esperienza della commissione e poi dell'Aula che fu portata a votare nottetempo alcuni provvedimenti importanti, e penso alla modifica della Costituzione, naufragata per volere degli elettori e dei cittadini. Penso alla legge elettorale dichiarata poi incostituzionale dalla stessa Corte. Penso agli altri provvedimenti di legge su cui avete forzato la mano, al Job Act piuttosto che alla buona scuola, alla riforma della pubblica amministrazione, spezzati e demoliti colpo su colpo per incostituzionalità. E ancora una volta invece avete questa arroganza, quello di imporre al Paese per provvedimento di legge. È tipico della sinistra, di un certo tipo di sinistra. Lo Stato deve fare per quello che i cittadini non comprendono. Nel caso specifico poi ci sono anche delle questioni che peraltro lasciano abbastanza perplessi, perché Presidente, è notizia di qualche ora fa che è stata presentata un'interrogazione da parte, mi risulta, di qualche collega senatore di MDP con cui si chiede al governo chiarezza in merito ai rapporti con alcune case farmaceutiche che si sono prodigate in finanziamenti. E questo è purtroppo un leitmotiv, quello dei rapporti con le lobby, che ha contraddistinto in negativo l'operato del governo. E il trovarci oggi ancora con questo tipo di provvedimento, con questo tipo di obiezioni, o se preferiamo di fantasmi che stanno dietro, rende il tutto, non so se dire grottesco o peggio ancora, addirittura ipocrita. In questa interrogazione, di cui ho uno stralcio, si chiede se risponde al vero che il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Sanità Pubblica fino al 2015 ed ora presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che è l'organo, ricordiamolo, tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, che ha svolto un ruolo significativo nella predisposizione del piano di prevenzione vaccinale 2017-19 ed in particolare all'interno del gruppo di lavoro interistituzionale per le strategie vaccinali, arrivando ad intervenire in maniera molto concreta sul corpo degli emendamenti e sulla stessa predisposizione del decreto di legge, bene, se sia la persona che ha un ruolo importante all'interno dell'Università Cattolica, nel caso specifico per il ramo sanità, ma che nello stesso tempo, come chiedono gli interroganti, se si creino delle condizioni di conflitto di interesse tra la funzione di medico e la funzione in questo caso di rappresentante di altri interessi, e penso alle società farmaceutiche. Presidente, ci ricordiamo solo qualche anno fa, quando c'erano delineate da parte degli organi di stampa degli scenari apocalittici in merito alle epidemie che sarebbero dovute scoppiare, mi ricordo sull'influenza. Purtroppo, leggendo dei giornali, pareva che avremmo dovuto trovare per strada la gente cadere per strada colpita dall'influenza come fossero mosche. O ricordo ancora dell'infezione aviaria, 400 milioni di euro.
centinaia di migliaia di euro spesi per nulla. No, noi Presidente non siamo d'accordo, noi vogliamo che si vada fino in fondo con questo provvedimento, perché vogliamo vedere anche qui dentro chi alzerà la mano, chi voterà a favore e chi voterà contro, sui singoli emendamenti e sul provvedimento in sé. Quello che deve essere garantito ai cittadini è la libertà di scegliere consapevolmente che fare della propria salute e della salute dei propri figli. È aberrante che sia inserito in questo provvedimento, o fosse stato inserito nella funzione, nella stesura preliminare, addirittura il rischio di togliere la genitorialità, di togliere la patria potestà ai genitori, o le stesse sanzioni applicate, o addirittura l'esclusione dei minori dallo studio. Queste cose fanno parte della storia del decreto, le avete scritte. Fanno parte di un modo di governare che non ci appartiene. Concludendo, Presidente, dico in una maniera molto, molto semplice. Si vada a votare. Vedremo quali saranno le mani che si alzeranno per garantire la libertà ai nostri cittadini di scelta e quali saranno invece le mani che si alzeranno solo per la convenienza politica di garantire al governo, anche in un ennesimo atto di arroganza, una maggioranza che ormai nel corpo elettorale e nel Paese non esiste più.